Siamo a Santa Caterina con il vice sindaco Luca Bellotti. La stagione entra nella fase 2, ovvero nel periodo, diciamo, di altissima stagione. Com'è andata? Ma diciamo che abbiamo avuto un dicembre ottimo, perché siamo partiti appunto con le Olimpiadi dei Sordi, che hanno permesso di aprire in anticipo la stagione. Sino al 6-7 gennaio c'è stato veramente un buon lavoro da parte di tutte le strutture e da parte, penso, di tutto il comprensorio. Per cui siamo contenti per l'inizio stagione. Poi chiaramente, come penso da tutte le parti, c'è stato un calo di presenze e speriamo che adesso da febbraio si riprenda il trend positivo. Sicuramente meglio del previsto, visto l'autunno in un clima di estrema incertezza, ma è bene guardare avanti, quindi quali le prospettive a prescindere dai numeri e dalle presenze? Ma diciamo che io ero positivo anche prima, nel senso che poi penso che ci sia anche un fattore di curiosità, siccome quest'estate c'è stato il problema Ruinon, chiaramente, che è andato un po' su tutti i giornali. Io penso che la curiosità nel venire a vedere che cosa è successo e cosa abbiamo fatto, che cosa hanno fatto, abbia influito anche nelle presenze. Dopodiché il tema Ruinon è un tema aperto, sicuramente non si è chiuso con quello che è stato fatto nell'autunno. E siamo in attesa, stiamo sollecitando provincia soprattutto nel capire come vuole intervenire per non incorrere in una stagione estiva travagliata come è stata quella dello scorso anno. Vice sindaco, la questione Ruinon non è risolta? Beh, nessuno si illude che al momento sia risolta. È stato fatto appunto questo vallo che conosciamo tutti, stiamo in attesa, regione in attesa di questo piano fatto dal professor Casagli dell'Università di Firenze, ma il tema bisogna capire che cosa vuole fare provincia con la galleria che era iniziata, se vuole spostarla, se non vuole più farla. Abbiamo dei temi che noi continuiamo a sollecitare, io mi auguro che nei prossimi giorni ci sia una risposta e si riesca ad affrontare la stagione estiva con tutta la tranquillità che merita questo territorio. A prescindere dalle scelte, la situazione della montagna qual è? Come tutti sappiamo, ha avuto un'evoluzione quest'estate la montagna, per cui adesso sembrerebbe non ci sono allarmi, è tutto tranquillo, chiaramente le temperature hanno aiutato questo. Le stagioni che cambiano continuamente non danno la possibilità di capire come sarà in aprile e maggio, perché lo scorso anno è andato tutto da una nevicata forte a fine stagione, cioè a primavera. Per cui siamo in un limbo dove non ci sono certezze. Sicuramente noi stiamo, ripeto, sollecitando e ci aspettiamo delle risposte per poter avere una stagione tranquilla e un futuro degno di quello che dovrebbero avere gli operatori e la gente che vive. Ma quindi quali sono le risposte che vi attendete? Ma intanto capire che cosa succederà di quella galleria che era iniziata nel maggio scorso, poi è stata sospesa per gli allarmi. Bisogna capire se decideranno di spostarla sulla strada attuale. Bisogna capire se vorranno raddoppiare un vallo. Sono decisioni che però competono alla provincia, noi provincia e regione. Noi quello che possiamo fare, quello che facciamo, non dico quotidianamente ma settimanalmente, sollecitiamo per avere delle risposte da dare anche a coloro che operano e vivono nella nostra valle. Per cui io penso che in settimana qualcosa ci dicano, perché in questi giorni abbiamo chiesto anche al presidente della provincia di darci notizie certe su che cosa vogliono fare. Per cui aspettiamo questo, che è l'unica cosa che può fare il comune di Valfurva, che non è titolato a intervenire in prima persona. Quando è stato chiamato a intervenire tramite Comunità Montana sulle opere di regimazione parziale dell'acqua, l'ha fatto e l'ha fatto in tempi piuttosto brevi. Raddoppiare il vallo, terminare i lavori della galleria, saranno una parte dei lavori che andranno fatti, ma qualcuno continua a insistere che andrà realizzata una galleria sotterranea, un tunnel definitivo. Questo progetto invece? Questo è un progetto che era stato fatto e chiaramente ha un costo di oltre 180 milioni di euro, e bisogna capire se il Ministero
delle infrastrutture mettere a mano al portafoglio per fare questo. A prescindere dai costi, non è questa l'unica soluzione che potrebbe garantire la sicurezza su quel tratto? È una domanda a cui faccio fatica a rispondere, perché bisognerebbe essere tecnici. Io non sono un tecnico, sono un amministratore, per cui anch'io ascolto ciò che ci propongono. Ma penso che la cosa fondamentale sia fare il bypass idraulico. Anche in ottica Olimpiadi, senza il bypass idraulico rischiano, come dico da tempo, anche le vallate vicino da Bormio in giù. Sono stati sentiti tanti tecnici, tanti esperti. Vi sarà una linea comune su quello che deve essere fatto per garantire la sicurezza? Ma una linea comune, io rimango a una frase del professor Casagli di quest'estate, che ha detto rispetto agli studi che sono stati fatti, noi siamo sorpresi che Ruinò non sia sceso, cioè che la frana non si sia staccata, per cui è un limbo veramente complicato da affrontare, e io di certezze anche da parte di tecnici, di geologi, non ne ho avuta, perché vedo che anche loro, non dico brancolano nel buio, ma sono davanti a una frana che muta continuamente, per cui è difficoltoso capire. Certo, il bypass stradale da 180 milioni di euro sembrerebbe che risolverebbe il problema. Bisogna che qualcuno però lo finanzi, chiaramente. Non può farlo nel comune, non può farlo la provincia, ma deve essere lo Stato a mettere sul piatto questi soldi, se è questa la soluzione definitiva. Certo, chi si prenderà la responsabilità di decidere avrà una responsabilità enorme comunque. Beh, indubbiamente, ma la responsabilità penso che anche adesso qualcuno dovrebbe ce l'ha, perché il rimanere in questo limbo di non facciamo qualcosa, io ripeto, secondo me da profano, già dopo Natale si poteva iniziare a fare un qualcosa, se ci fosse stata una decisione anche a livello parziale di galleria da portare avanti. Ripeto, siamo in attesa di queste determinazione da parte degli enti superiori, ma sicuramente bisogna prendersi le responsabilità del caso, perché posticipare le decisioni non serve assolutamente a nessuno. Non crede anche che forse dei richiami verbali o comunque delle risposte tardive non siano più accettabili oggi? No, non sono accettabili. Bisognerebbe però capire che cosa stanno pensando di fare. Poi anche la questione che io ho visto adesso, prossimamente la provinciale passerà da ANAS, bisogna capire se metterà ulteriore complicanze nelle decisioni da prendere o snellirà il percorso, perché poi si entra nel malcostume italiano dove le responsabilità vengono rimbalzate da un ente con l'altro. Per cui noi siamo soggetti passivi in questa situazione. Ripeto, l'amministrazione di Valfurva quello che può fare è sollecitare, però è giusto dare una decisione, qualunque essa sia, che sia supportata da un qualcosa di concreto e che dia una tranquillità. Il passaggio del Passo del Gavia all'ANAS preoccupa moltissimo, una scelta calata dall'alto su cui non si poteva fare nulla. Ritiene che possa essere questo un vantaggio o uno svantaggio? Non so dare una risposta, io so soltanto che negli ultimi anni anche sulla strada del Gavia certi lavori sono stati fatti in maniera approssimativa, non sono stati fatti in maniera propriamente corretta, essendo un passo veramente importante soprattutto in ottica estiva per tutta la valle e per tutto il comprensorio, per cui dobbiamo auspicarci che il passaggio ad ANAS dia un qualcosa di positivo, ma in questo momento sinceramente io non so dare una valutazione. Ero preoccupato prima, sono preoccupato adesso e mi auguro che si rendano conto che la viabilità in Alta Valtellina può essere parzialmente risolta, ripeto, nel periodo estivo, anche con una manutenzione corretta del Passo del Gavia. Invece parliamo sempre di mega interventi
e poi le strade che abbiamo, che possono essere sistemate e utilizzate, vengono tralasciate. Per cui mi auguro che con ANAS si possa fare un passo in avanti. Non ne ho la certezza, ma è un augurio. Un'ultima cosa, vice sindaco, chi in questo momento si sta occupando del monitoraggio comunque del Ruinona? Ad oggi i controlli vi sono ancora oppure ci si affida al clima? No, assolutamente, anzi penso da prima di Natale è stato messo anche un monitor, che forse uno dei pochi in Italia, da parte dell'Università di Firenze, per cui c'è un monitoraggio costante della frana, per cui lo stanno testando e da quel punto di vista lì siamo tranquilli. Infatti gli allarmi, l'ultimo che c'è stato è stato prima di Natale, dopodiché si è sedato tutto. Le condizioni climatiche chiaramente ci stanno aiutando. È un tema che ci tiene veramente in ansia, perché il passare dei giorni ci avvicina alla primavera e noi ci auguriamo, perché stiamo facendo di tutto, anche con i soldi dati dalla regione e i soldi dati dalla provincia per la campagna di promozione turistica dell'Alta Valtellina di Santa Caterina. Non vorremmo, vogliamo continuarla anche nell'estate, ma non vorremmo che magari il Ruinon ci metta un freno, e non possiamo permettercelo, perché cadrebbe tutto il percorso che stiamo facendo. Ce lo auguriamo anche noi, grazie vice sindaco. Grazie a voi e in bocca al lupo per tutto.